Allora, è stata fatta rispetto a quell'area la riqualificazione, diciamo l'acquisto attraverso la procedura di vendita all'asta di quell'area, ed è stato lì commissionato un progetto di riqualificazione che è stato anche realizzato e adesso sostanzialmente è un progetto esecutivo. Nell'immediato, quindi, bisogna individuare delle risorse per poter, importanti, si parla di un progetto di 1.200.000 euro di opere per realizzare questo intervento. Per cui noi speriamo che nei prossimi mesi, nel prossimo anno, o con risorse di bilancio, parlo magari delle somme rinvenienti dall'avanzo, o con dei bandi che possono riguardare interventi di questo tipo, si possa finanziare quest'opera importante. Devo dire che allo studio c'è anche una idea di tentare di individuare un partenariato pubblico-privato che riguardi la rifunzionalizzazione diciamo, dell'intero monastero di Sant'Agostino, che potrebbe, con l'intervento di un privato, diciamo, rigenerare l'area e quindi realizzare anche le opere della Piazza Antistante. Quello che a noi premeva e che abbiamo potuto fare, lo abbiamo fatto, è acquisire quell'area e consentire al Comune di Massafra di essere nelle condizioni di creare quanto prima un accesso al nostro centro storico dal basso, anche perché di lì poi partono una serie di percorsi legati ad altri progetti che speriamo di poter finanziare quanto prima. Per quanto concerne San Benedetto, il finanziamento della rigenerazione urbana, che è stato chiesto, ad oggi non è stato ottenuto. Il Comune di Massafra è utilmente inserito in graduatoria, ma non è ancora un soggetto finanziato. Alle ultime informazioni che mi sono state offerte in regione dall'assessore Pisicchio di riferimento, vi era l'intenzione della regione di diciamo, implementare le risorse già inserite in quel bando per consentire lo scorrimento della graduatoria e quindi arrivare anche a finanziare i comuni come il nostro che non sono stati finanziati. Però, accanto a questo discorso, che in qualche modo non dobbiamo aggiungere nulla, siamo solo in attesa di sapere se e quando saremo finanziati, stiamo cercando di intervenire sulla struttura di San Benedetto anche con altri canali di finanziamento, perché è una struttura nel cuore del centro storico che ha anche una sua vocazione di carattere, diciamo, socio-sanitario, assistenziale, residenziale, che noi in qualche modo, in omaggio alla tradizione dell'immobile stesso, vorremmo recuperare. Quindi stiamo anche ragionando con delle altre risorse, in particolare con delle risorse che una norma nazionale prevede in favore dei comuni che fanno parte dell'area di crisi complessa, e sono delle risorse che dovrebbero essere messe a disposizione dagli amministratori straordinari dell'ex Ilva, dell'ex Ilva commissariata appunto. E quindi se diciamo, riusciremo ad avere queste risorse da una parte o dall'altra, l'intervento verrà comunque attivato su San Benedetto e siamo nella fase della progettazione. Lungovalle Nicolo Andria è un altro dei progetti che abbiamo portato, diciamo, a compimento sotto il profilo appunto della progettazione, che si innesta in un percorso di pianificazione di uno sviluppo di quell'area. Anche qui il progetto è stato realizzato, è stato presentato alla città, è un progetto che piace e abbiamo anche intenzione di utilizzare risorse dell'ente per poterlo realizzare. Ovvero, se non sarà possibile rintracciare queste risorse nell'ente, il dirigente della ripartizione dei servizi finanziari ha già il mandato di individuare delle risorse anche attraverso l'accesso al credito, quindi con cassa, depositi e prestiti. Questo perché riteniamo che sia fondamentale per il nostro territorio avere, come devo dire, una vetrina sulla bellezza delle gravine. Quindi quell'affaccio è un punto davvero strategico di promozione turistica del nostro territorio e quindi contiamo di realizzare quanto prima quest'opera, ripeto, o anche qui individuando delle risorse tramite bandi, oppure facendo riferimento alle risorse interne dell'ente, o
in estrema ratio anche attraverso il riferimento a Cassa Depositi e Prestiti. Abbiamo anche studiato la procedura con il dirigente di riferimento e terminata questa emergenza non dovrebbero esserci particolari difficoltà, perché l'ente Comune di Massafra finalmente da quest'anno ha la capacità finanziaria di contrarre un mutuo, capacità che negli scorsi anni non avevamo in ragione di un indebitamento pregresso che andava in qualche modo affrontato.